Un dispositivo medico a base di acido ialuronico prodotto per proteggere le vie respiratorie. Sto parlando di difesa e oggi vi dico come noi cantanti possiamo trarne vantaggio. Sicuramente anche soltanto proteggere le nostre vie respiratorie è una cosa non da poco, ma noi possiamo fare di più. Che cosa facciamo? Noi vocalizziamo mentre inspiriamo la polvere di acido ialuronico contenuta nel dispositivo difesa. E facciamo subito un mini tutorial. Intanto bisognerebbe essere in grado di emettere suoni in fase inspiratoria, ad esempio del fry inspirato, vocal fry inspiratorio, questo. Possiamo fare altri suoni. L'importante è che vengano emessi questi suoni mentre tiriamo dentro l'aria e non fuori. Vediamo un attimo il dispositivo e poi lo proviamo. Abbiamo la scatola dove dentro ci sono 10 dispositivi monouso, fatti così, sono tipo dei fischietti. Allora, c'è un punto dove si può portare via la pellicola protettiva, se no usate qualcosa di appuntito, semplicemente, ed ecco qua il fischietto. Fondamentalmente qua ci dobbiamo appoggiare la bocca e qua dentro c'è rinchiuso l'acido ialuronico in polvere. Quindi che cosa facciamo? Buttiamo fuori tutta l'aria che abbiamo nei polmoni, perché come abbiamo detto bisogna inspirare la polvere, e ci vocalizziamo dentro, cioè inspiriamo mentre emettiamo dei suoni, così che le corde vocali si avvicinano tra loro e la polvere ci si posa sopra con più facilità. A cosa ci serve questo? Ci serve per avere le corde vocali più idratate, quindi meno soggette all'attacco di agenti patogeni, meno soggette all'attacco del reflusso gastroesofageo e più lubrificate, quindi in un certo senso più resistenti quando dobbiamo cantare. Si parte, buttiamo fuori tutta l'aria e poi inspiriamo attraverso il fischietto schiacciando la capsula contenente l'acido ialuronico. Mi raccomando, ricordiamoci di vocalizzare mentre inspiriamo. Ora, all'inizio a qualcuno potrebbe dare anche dei colpi di tosse, a me è successo la prima volta che l'ho usato. Ora mi si sta abbassando la voce, ma non vi preoccupate perché è una cosa che dura pochissimi minuti, è anche divertente, potete girare qualche spot pubblicitario, tipo di un rasoio. A questo punto possiamo iniziare a vocalizzare. Cosa vuol dire? Iniziamo a fare i vocalizzi, consapevoli che abbiamo nelle vie respiratorie questa polvere di acido ialuronico, così quest'ultima continuerà ad agire sulle nostre corde vocali. Mi sento di fare questo video su questo prodotto nuovo perché ho notato che ho un discreto giovamento soprattutto per le sessioni live, quindi per delle sessioni lunghe dove magari c'è anche della polvere, dove l'aria è più secca, e effettivamente mi è sembrato nel corso delle 2 ore di repertorio di avere meno sensazione di secchezza. Poi in realtà questa non mi è andata via dal cavo orale, con questo ho compensato con altre pastigline. Comunque fondamentalmente come funziona? Usiamo la muscolatura inspiratoria per tirare dentro la polvere di acido ialuronico che appunto si spalma sulle nostre mucose ed è effettivamente oggi riconosciuto come un super toccasana. Avevo già fatto un video dove all'interno parlavo di difesa, ma ho voluto farne uno dedicato proprio a causa delle reazioni che sono arrivate a causa di questo breve tutorial che avevo fatto su YouTube. Una delle cose che è venuta fuori è il costo, perché effettivamente non costa poco. Nella scatola ci sono 10 dispositivi e la scatola mi sembra che costi dalle 20-22 euro, quindi sono circa 2 euro a dispositivo. Quindi mi è stato detto, lo usi tutti i giorni? No, lo sto usando prima dei live, quando mi sento particolarmente secco o quando sono a rischio reflusso, causa alimentazione, causa sonno. Non è questo il momento di parlare delle cause del reflusso. Comunque, spero sia stato interessante come sempre. Io sono Andrea Volpi, sono un cantante e un vocal coach. Fateci sapere com'è andata.